Siamo qui nel camerino delle donne, delle artiste del coro del Teatro Lirico di Cagliari, pronte per intervistare quella che sarà la morta in palcoscenico, tu fai la morta praticamente, tu sei morta, ma sei viva, ma fa la morta. Spiegaci un po'. Allora, in realtà sul palcoscenico ci saranno due violette. Parla più forte, che allora, non ti sentono. In palcoscenico. Ah, vabbè, sei morta, quindi come fai a parlare più forte? Scusa, mi caro. Comunque, stai già prendendo le porte. Esatto, sono già esanime. Comunque, ci saranno due violette. Di cui una, appunto, sono io che sono addormentata sul palco. Scusa, ma quando muori? Alla fine dell'atto. Alla fine del terzo anno. E quindi quanto devi stare lì a cercare di morire? Mi uccide all'interno. Scusa, sembra quasi che tu lo stia vivendo veramente. Infatti sei un po' pallida. Ovviamente, perché mi trasmette, cioè io fine più avviata morirò definitivamente, per poi rinascere sempre in un ruolo da morta. Perché la tua specializzazione, ancora con ruoli da morta? Sì, ho fatto la morte perché ho tanto di falce e tutto. Aiuto! E poi ho fatto anche comunque persone che Sandra, tocchiamoci, perché sempre persone che provano dolore, come ho fatto anche Penelope, la moglie dell'Ulisse. Ah, che te sevi. No. Io facevo la parte in cui soffriva. E beh, poi moriva, no? No. Sei uscita un po' fuori dai tuoi ruoli. Oserei dire che starti vicino mi ha dato una sensazione proprio di assorbimento, mi sta venendo male.